Benvenuti qui al Time City, stasera grande serata offshore col Rising Tommy, Tommy Rising, che c'è pure Andreucci, Stefano, poi c'è pure Ilaria e Valentina, 3005, amici 28, da non dimenticare colui che sta dall'altra parte, Piras, mo ve lo presento, aspetta, è accesa, ma sa quanto pesa, ecco, lui è Piras, lui è... Capoferri Massimo, Pennesi Marco e Bonanno Stefano. Facciamo una prova per il team Italia, guarda in Europa, tra il pubblico. Io credo che questo nostro sport abbia una capacità straordinaria di aggregare persone, di fare in modo, vedevo Fabrizio prima, che si possa lavorare assieme sugli aspetti importantissimi del nostro sport, come la sicurezza, ma soprattutto che ci si possa trovare in momenti come questo. Io ho voluto presenziare, oggi abbiamo a Roma il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che era a cena con noi stasera, con Giovanni Malagò, il presidente del CONI, e per un impegno preso con voi ho lasciato questi signori e sono venuto qui, ma sono fiero, sono fiero, non lo dico perché... semplicemente per un motivo, perché lo sport, gli atleti debbono essere al centro e voi siete il nostro sport, siete gli atleti, noi cerchiamo semplicemente di rendere un servizio come istituzione per fare in modo che questo sport abbia la dignità che merita. Grazie tante. Siamo con col vero artefice di questa serata, Maurizio Schepici, Tommy Racing Team, ma soprattutto Tommy. Questa era la sua serata, sono venuti in tanti a onorare questo appuntamento che tu hai voluto fortemente per promuovere sicuramente lo sport della motonautica, per fare incontrare tanti campioni della motonautica, tanti personaggi che lavorano dietro le quinte, e però tu ci tenevi molto perché questo è un evento che noi ricorderemo ogni anno. Tommy sarà sempre, come hai detto anche nelle parole che hai scritto, sarà sempre il portatore dei colori del team, il team sarà sempre intitolato a lui e il team correrà per regalare a lui le soddisfazioni che meritava, perché tu ci tenevi davvero tanto e noi lo sappiamo. Beh, questo senza ombra di dubbio, il nome di Tommy ci sarà vita durante. Cosa devo dire, Francesco? Una bella serata, ringrazio veramente tutti gli amici piloti, presidenti, veramente tanta gente, ci siamo divertiti, che devo dire, è andato tutto alla perfezione. Volevo ringraziare anche l'amico nostro Stefano Locci, il nostro showman, presentatore di Ciao Belli Show,
Ci ha tra l'altro rallegrato molto la serata perché l'ha tenuta viva, è stato bravissimo. Sì, è stato, vabbè, io lo conosco. Non avevi dubbi, no? Tanti anni e non avevo sicuramente dubbi e non c'è bisogno neanche di presentazioni di Stefano Locci. Francesco, io colgo l'occasione. Ciao Stefano. Colgo l'occasione veramente per ringraziare gli amici che sono venuti da lontano, da Milano, da Palermo. Comunque ricordiamo che è venuto anche il presidente dell'Unione Internazionale Motonautica, Raffaele Chiuli, ha onorato questa serata. Doveva arrivare addirittura anche il presidente della Federazione Italiana Acquaiani, purtroppo il traffico gli ha impedito di essere puntuale a questo evento. A sottolineare che non era soltanto una festa tra amici, questo è stato un evento organizzato per la motonautica. Era sì, un evento organizzato per la motonautica. Spero che il 2014 possa portare più barche, più allegria, più armonia fra tutti, divertirci e, che devo dire, vinca il migliore. Chi è il migliore? Tommy sicuramente. E allora noi faremo il tifo per Tommy. Tommy sarà sicuramente sempre là che ci guarda, guarderà il team, guarderà tutti questi campioni e libera giustamente che poi vincerà sempre il migliore, quello che in quella gara, ma lui sarà contento perché voi lavorate sempre con serietà, con passione, con entusiasmo. Questi sono gli elementi che in fondo appartenevano anche al rapporto che avevate con Tommy. Sì, infatti la prima cosa ci vuole entusiasmo, allegria, armonia e sintonia tra tutti, poi i risultati è la seconda cosa, l'importante è che uno sui campi gara sta bene e sicuramente non vado sui campi gara per arrabbiarmi, vediamo di metterci a lavorare questi 6 mesi, non so se partirà il campionato del P1, con l'anno nuovo faremo il campionato del mondo assieme al classe 1, abbiamo la nuova imbarcazione, la TNT 46 che correrò lì con Marco Pennesi, mentre sui catamarani e sull'Endurance correrò sempre col mio compagno storico amico Massimo Capoferri. Grazie Maurizio, grazie di tutto, complimenti per la serata e per tutto quello che stai facendo per la motonautica con la M maiuscola. Grazie ancora Maurizio. Grazie a tutti voi e grazie in particolare un saluto a te Francesco di Non Solo Mare TV. Ciao Maurizio. Grazie, ciao. Ecco, ci ha raggiunto in questo momento uno dei protagonisti che lavora dietro le quinte, uno sponsor importante di questo bellissimo team, del Tommy Racing Team, Gianluca Bondatti, che rappresenta il gruppo Bondatti. Sono tante le imbarcazioni che abbiamo visto correre, qua abbiamo l'offshore, abbiamo anche poi ovviamente nell'Endurance quello che è il gommone, una presenza, un'importante presenza, perché in un team del genere chiaramente gli investimenti sono alti, le sponsorizzazioni danno soddisfazione oltre che per quello che poi è una visibilità che viene data da queste imbarcazioni che girano il mondo in gare nazionali e internazionali, anche poi da quello che però è una partecipazione da sportivo, perché poi voi quando vedete queste gare insomma le vivete anche voi da quasi da tifosi, per poi sperare sempre di festeggiare un podio. Lo sport è fondamentale, la passione per i motori che accomuna lo sport in questo caso è il giusto connubio per sviluppare sia il ramo passione che la parte, diciamo così, commerciale, come giustamente dicevi. Grazie al Tommy Racing, grazie alle iniziative che Maurizio ha prodotto in questi anni, il team è cresciuto e ci ha dato ottime visibilità. Grazie e complimenti veramente per il buon lavoro. E noi ringraziamo Gianluca e contiamo ovviamente di poter vedere ancora queste imbarcazioni col gruppo Bondatti, perché hanno dato tanto alla motonautica, aumentano quello che è il livello di competizione dei nostri campionati, perché queste imbarcazioni poi vengono sviluppate dal team con tutti i loro uomini, perché qui lavorano tante persone dietro a un team per portare poi queste imbarcazioni a grandi livelli, e questo non fa altro che aumentare quello che poi è la bellezza di questo sport, la motonautica. Noi sicuramente ci saremo sempre, il nostro impegno è garantito per supportare il nostro Maurizio. Grazie ancora, grazie Gianluca. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque. È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con